Ben ritrovati a tutti, carissimi amici chitarristi. Questa sera facciamo una chiacchierata per quanto riguarda l'Acoustic Simulator in sito su Headrush Pedalboard, ma anche per quanto riguarda i pedalini che possiamo trovare, per esempio quello della Boss, che vanno a simulare la chitarra acustica. Innanzitutto vedremo di capire cos'è e come funziona. Allora, sul cos'è, questo è il suono della chitarra elettrica con un po' di compressione. Possiamo vedere in sovrimpressione quello che è l'analizzatore di spettro che ci mostra che in sostanza buona parte del suono è concentrato sulle frequenze medie, medio-alte, ma soprattutto sulle medie. Manca buona parte delle frequenze sotto i 70-80 Hz e manca buona parte delle frequenze sopra i 6-7 kHz. Andiamo ora ad inserire l'Acoustic Simulator. E andiamo a vedere in sovrimpressione, sempre con l'analizzatore di spettro, cosa è cambiato rispetto a prima. Ecco, possiamo vedere le due immagini una di fronte all'altra e notiamo che quello che produce l'Acoustic Simulator, innanzitutto, è un filtro, un'equalizzazione che va ad enfatizzare tutte le frequenze sotto i 120-100 Hz. E tutto quello che sta sopra i 7 kHz. Va un po' a livellare anche la parte delle frequenze medie, tentando di dare una parvenza più simile a quello che è il suono della chitarra acustica. L'altra cosa che mette in campo, e la possiamo sentire disattivando ancora, sentite a corde stoppate quello che sono le emissioni sulle corde sulle frequenze basse, e andiamo ora a inserire nuovamente l'acoustic. Praticamente sentite, avete la percezione che appunto c'è questo taglio sulle frequenze medie e c'è un'enfatizzazione sia sulle basse che sulle alte. Vi dirò che poi per renderlo un attimo ancora più credibile ho inserito un paio di riverberi, uno corto e uno un po' più lungo, per dare un po' di corpo al suono e questo è il risultato. Ecco, per quanto riguarda il mio parere sul fatto che funzioni o meno, sinceramente devo dire ni, nel senso che è qualcosa che può andare bene come ripiego nel momento in cui non avete chiaramente una chitarra acustica e dovete magari fare quei 20 secondi all'interno di un brano con qualcosa che la possa in qualche maniera emulare. Sul fatto che possa emularla in maniera efficace, onestamente, questo non lo penso, semplicemente perché i due strumenti sono proprio diversi per natura. La chitarra acustica ha una cassa di risonanza che chiaramente produce tutta una serie di rifrazioni sonore che sono quelle che danno tipicamente il timbro della chitarra acustica. Pensiamo oltretutto che, a differenza dell'elettrica, noi abbiamo il suono diretto delle corde che sentiamo sull'acustica, a cui si va a sommare tutta la rifrazione, la riverberazione che viene prodotta dalla cassa armonica e che amplifica oltretutto tutto ciò che arriva come vibrazioni dalla paletta, dal manico, dai tasti e dal ponticello. Ecco, la sommatoria di tutto questo chiaramente va a costituire il tipico timbro e il tipico suono dello strumento acustico. Siccome il suono viaggia a 340 metri al secondo all'incirca, stiamo parlando di rifrazioni che sono nell'ordine, quelle più piccole di un decimo, un trentesimo di millisecondo, a quelle che sono più lunghe, anche se ci poniamo a una distanza di 1-2 metri dallo strumento, parliamo che quelle, diciamo, maggiori, più lunghe, arrivano a 4-5 millisecondi. Quindi sono riverberazioni e rifrazioni che sono difficilmente gestibili e replicabili con pedaliere sia analogiche che digitali, sia con i vari pedalini, proprio perché non gestiscono questo tipo di rifrazioni così brevi. Ecco, l'unico tentativo che si può fare per dare un attimo di credibilità in più è di gestirlo con due o tre riverberi, uno più corto, uno un po' più lungo, in maniera tale da cercare di dare un po' più corpo al suono. Bene, questo ve lo lascio su Headrush Cloud.
per chi eventualmente fosse interessato a scaricarselo. Vi invito caldamente a fare degli esperimenti sui tempi, cioè andare a modificare i tempi dei riverberi, il time e il size, in maniera tale da capire nel momento in cui cambiamo questi parametri cosa effettivamente va a cambiare sulla pasta sonora, e potete anche sbizzarrirvi a cambiare i parametri dei due acoustic simulator inseriti sul percorso stereo, sia con il body che va praticamente a creare un simulare un po' la cassa più grande o più piccola dello strumento, sia con il tono. Ne ho creato addirittura un altro che è abbastanza simpatico, e anche questo ve l'ho posto su Headrush Cloud, ed è esattamente questo, se riesco a trovarlo. Eccolo qui, e con questo, carissimi amici chitarristi, ci potete suonare qualche ballata country. Oppure un pezzone di Mark Knopfler. Stay tuned e alla prossima! Lost your Chromeo, sing a street so serenade, line everybody low, with a love song they've made, and a final street light, and a step that up the shape, say something like,